Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul territorio. Oggi abbiamo il piacere di essere nella sede di Coldiretti Belluno, dove incontriamo il presidente Alessandro De Rocco. Bentrovato presidente. Bentrovato a tutti. Grazie per l'accoglienza, grazie per il tempo che ci dedica per fare un po' il punto sulle recenti attività che riguardano la vostra associazione e il mondo dell'agricoltura in generale. Partirei proprio da questo, Presidente. Anche il mondo dell'agricoltura, come tutta la società, famiglie, imprese, insomma, è in difficoltà in questo momento per i forti rincari energetici. Beh, è evidente da parte di tutti che il problema energetico è un problema che attanaglia tutta l'economia nazionale e l'agricoltura anche è molto, molto colpita da questi aumenti di costi. Purtroppo questi costi si stanno rivelando molto alti e stanno mettendo fuori mercato molte aziende agricole, quindi nel brevissimo tempo saremo costretti ad aumentare ulteriormente il valore delle nostre produzioni, altrimenti andiamo verso il fallimento, quindi già stiamo lavorando sotto costo e continuare così diventa veramente impossibile. Ci può fare degli esempi concreti così, Presidente, giusto per darci un'idea di questi aumenti? Ma il gasolio è raddoppiato, la corrente è triplicata, se volete vi dico i dati di casa mia, fanno venire i capelli ricci, io che ce li ho dritti, quindi sono cose esagerate, i costi dei trasporti sono aumentati, i costi degli imballaggi, tutte quante le materie prime che servono all'agricoltura sono aumentate, anche i concimi, i fertilizzanti, quindi veramente diventa difficile fare bilancio. Sono aumentati anche i prezzi delle derrate alimentari per gli animali, quindi i foraggi e i mangimi sono aumentati tantissimo e quindi anche il costo dell'alimentazione dei bovini in particolare, che è più del 50% dei costi totali, è quasi raddoppiato. Noi abbiamo il mais che è raddoppiato, la soia che è raddoppiata, i fieni che sono raddoppiati. Tra l'altro quest'anno siamo stati anche aiutati, tra virgolette, dalla siccità e quindi oltre agli aumenti che ha avuto il mercato abbiamo avuto anche dei cali produttivi nelle nostre campagne molto importanti. Quindi diciamo che la tempesta è perfetta. È appunto un mix di fattori. Ci sono per esempio nel sistema, nel mondo dell'industria, ad esempio alcune aziende che decidono magari di rimodulare la produzione oppure rallentare i ritmi. Abbiamo visto non necessariamente in provincia ma anche dei veri e propri fermi. È il caso così per esempio per il mondo dell'agricoltura? C'è qualche realtà in provincia che ha dovuto necessariamente modificare il proprio operato? Ma l'agricoltura da sempre sta cercando di ottimizzare i costi perché non abbiamo mai avuto una remunerazione dei prodotti che ci ha permesso di sperperare, quindi le aziende sono già tendenzialmente molto efficienti di proprio. Alcuni lavori vanno fatti quando vanno fatti perché si segue il ritmo della natura, quindi non è che posso mungere una volta alla settimana, devo mungere tutti i giorni, non è che le coltivazioni le posso fare quando il gasolio costa meno, le faccio nel momento in cui l'annata agricola lo prevede, quindi siamo un po' vincolati a quello che è il ciclo naturale dell'allevamento dell'agricoltura. E quindi vi dovrebbero essere degli interventi maggiori forse dal punto di vista anche politico? Ma sicuramente un aiuto in qualche maniera deve arrivare. Io credo che la situazione sia talmente grave che lo Stato, come diciamo sempre, non riuscirà ad aiutare tutti, quindi ognuno dovrà fare la sua parte. Bisognerà fare anche delle scelte, quindi decidere dove andare a risparmiare, decidere dove intervenire, decidere chi nell'economia generale deve essere più sostenuto di altri perché l'attività è più o meno strategica, però comunque dovremo fare delle scelte che da qui in avanti saranno pesanti un po' per tutti. Quindi io auspico che ci sia un aiuto da parte delle istituzioni, da parte dello Stato, però è altrettanto vero che mi rendo conto appunto che non possiamo essere tutti aiutati e quindi
bisognerà aumentare il prezzo delle produzioni agricole, quindi per far sì di poter mangiare tutti i giorni, altrimenti molte aziende rischiano di chiudere. Già adesso si stima che un'azienda su 10 sia a rischio chiusura o stia pensando di chiudere, un altro 30% è in serie difficoltà. Quindi diventa anche un problema sociale alla fine, perché se chiudono le aziende che ci danno l'alimento quotidiano, alla lunga può essere un problema, perché non è che questo problema sia solo italiano, è europeo, e quindi vediamo che il conflitto che c'è stato in Ucraina, tra Russia e Ucraina, sta creando uno scompenso a livello mondiale, e quindi qui bisogna che ci sia uno sforzo di volontà da parte di tutti di fare la loro parte, insomma. Senta Presidente, lei ha parlato di annata agricola, possiamo fare qualche bilancio, anche se è ancora un po' presto, però che cosa si può dire fino adesso? Ma l'annata agricola in provincia è un'annata piuttosto particolare, l'estate è stata particolarmente calda, ha avuto degli effetti diversi sulle varie aree della provincia, ci sono state aree che sono state colpite più di altre dalla siccità. Abbiamo avuto degli interventi, degli eventi calamitosi in alcune aree della provincia che hanno fatto anche dei danni importanti, quindi in funzione anche dell'area geografica ci sono stati dei risultati più o meno buoni. Mediamente l'annata agraria non è andata, a stima così, non è andata molto bene, non è stata una delle annate migliori. Quindi abbiamo avuto dei costi di produzione molto molto più alti, avremo delle produzioni, delle rese a ettaro, delle rese molto più basse, mancheranno dei quintali di foraggio, perché appunto mancano delle importanti percentuali, io penso che manchi un 30% dei foraggi almeno rispetto all'anno scorso, e quindi bisognerà ricorrere sul mercato, che adesso è molto caro, quindi veramente è un momento particolare, quindi anche il consumatore si troverà a dover subire questo aumento, perché non è che lo facciamo per guadagnare di più, lo facciamo per riuscire a rimanere in piedi, che è una cosa... Un circolo, ecco, diciamo. Un circolo, purtroppo il consumatore è quello che paga tutto e dovrà stabilire come gestire meglio il suo bilancio familiare, perché chiaramente le risorse non sono illimitate. Senta, si può. Senta De Rocco, adesso siamo ormai sul finire della stagione estiva, la stagione turistica, ormai siamo nel mese di settembre, per quanto riguarda gli agriturismi, per quanto riguarda le malghe che voi seguite, insomma, anche qui che cosa si può dire, si possono fare alcune considerazioni? Ma l'estate è stata molto positiva, dalle informazioni che ho avuto dagli agriturismi che conosco, è stata positiva, c'è stato un flusso molto importante di persone, magari in alcune aree di più, in alcune aree un po' meno, però comunque c'è stata una buona affluenza, aiutato anche l'estate particolarmente calda che ha portato le persone a trovare un po' di refrigerio nelle zone un po' più alte, anche se era caldo anche in alta quota. Comunque, tutto sommato, penso che la stagione sia andata bene. C'è stato un calo, forse un po' più del previsto, dopo la metà di agosto, però è ancora presto per tirare le somme, sono state le prime impressioni. Speriamo che ci sia un autunno bello, che continui la gente a venire in montagna, in modo che se abbiamo perso da una parte riusciamo a recuperare dall'altra. Dall'altra, ecco, anche perché c'è questa tendenza comunque sempre più a cercare di far frequentare il nostro territorio dolomitico nei vari differenti periodi dell'anno. Le malghe sono state tra l'altro oggetto anche di un particolare progetto che voi avete promosso per anche analizzare comunque le varie tipicità dei formaggi di malga, giusto? Esatto, abbiamo fatto un progetto che si chiama Le molecole del gusto, è un progetto transnazionale tra Italia e Austria. Abbiamo cercato di andare a capire l'influenza che può avere
un tipo di vegetazione nelle varie malghe sul formaggio, quindi siamo andati a cercare se era possibile tipicizzare un formaggio collegandolo ad un'area. Le cose che sono uscite sono cose molto interessanti, abbiamo scoperto che la biodiversità in provincia di Belluno è molto ampia, perché ogni malga aveva le sue caratteristiche, le sue peculiarità, e quindi questa è una cosa dal mio punto di vista meravigliosa, che va spinta e va valorizzata, perché quello che è emerso è che le cose variano di anno in anno, che non sono più le stesse di anno in anno, ma anche che variano nel corso della stagionalità. Quindi quando io andrò in una malga a mangiare il formaggio, se lo mangio a inizio stagione avrà un sapore, se lo mangio a fine stagione avrà un altro sapore, se lo mangio un po' più stagionato ne avrà un altro ancora, perché cambia in funzione di come sta cambiando la vegetazione, e quindi posso apprezzare la stagione nel momento in cui mangio il formaggio. A volte magari mi piacerà di più, a volte mi piacerà di meno, però non posso aspettarmi di trovare la stessa cosa, perché non è possibile, perché appunto è un qualcosa di vivo che varia, quindi devo andare e cercare di capire quel gusto lì, collegarlo al momento in cui sto frequentando il posto. Quindi è per questo che la montagna va frequentata 365 giorni all'anno, perché varia di settimana in settimana, di giorno in giorno. Un'esperienza unica. Esatto, e ogni anno sarà diversa, perché lo stesso giorno 5 settembre o 6 settembre di quest'anno non sarà uguale a quello del prossimo anno e non sarà uguale a quello dell'anno dopo, perché le cose si evolvono, quindi non dobbiamo cercare lo standard, ma dobbiamo cercare il particolare, dobbiamo avere la voglia di cercare il particolare. Tra i vari settori in questo momento desta qualche preoccupazione, Presidente, quello dell'apicoltura, in vista proprio in collegamento anche di quelle che sono state così le temperature, il meteo insomma dell'anno. Anche qui, dal vostro punto di vista, cosa possiamo dire? L'informazione che ho io è che il miele in provincia di Belluno ha avuto un calo, mi sembra nell'ordine del 30%. A livello italiano ci sono stati cali anche più importanti, in alcune altre aree un po' meno, però comunque è un calo importante. Questo è stato dato dal forte stress termico che ha subito la natura quest'anno, perché io non ricordo temperature simili, 55 anni, non ricordo un'estate così. E quindi anche questo è un sintomo di un malessere ambientale generale, che speriamo sia un caso isolato. Insomma. Però l'apicoltura è molto diffusa anche in provincia, c'è cioè un qualcosa che attrae comunque anche i giovani, se non sbaglio. Sì, 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 è una cultura, un'attività molto particolare, che richiede moltissimo impegno, moltissima professionalità, e quindi io ammiro molto gli apicoltori, perché veramente fanno un lavoro che è anche di sacrificio, soprattutto se fai il cosiddetto nomadismo, perché devi portare le tue arnie e spostarle all'interno della provincia o dove ritieni, per fare le varie tipologie di miele. Quindi quando c'era la fioritura, la caccia, bisogna seguire la caccia, quando c'è il castagno, quindi attività che portano via molto tempo, e normalmente si lavora anche di notte per fare questa transumanza, diciamo, delle arnie, quindi è un lavoro affascinante e impegnativo comunque anche. Agricoltura che è fondata ovviamente sulla tradizione, su quelli che sono i valori di un tempo, ma che è fortemente orientata sempre più all'innovazione in tutti gli ambiti. Ma sicuramente l'agricoltura è sempre stata un ambiente molto innovativo, è sempre stato un ambiente anche molto ricettivo all'innovazione, un po' perché siamo stati costretti, perché pagandoci sempre poco la roba abbiamo dovuto essere sempre più efficienti, quindi abbiamo sempre cercato di essere migliori nello svolgere la nostra attività,
quindi abbiamo migliorato le tecniche colturali, abbiamo migliorato le tecniche di allevamento, abbiamo migliorato il benessere animale, abbiamo migliorato i sistemi di irrigazione, abbiamo ottimizzato quello che può essere l'utilizzo del concime chimico, del fitofarmaco, quindi il nostro mondo è un mondo molto ricettivo alle innovazioni, però è anche molto attento a quella che è la tradizione delle nostre produzioni, la tradizione di quello che produciamo, non snaturare il prodotto che abbiamo. E questo credo sia un valore aggiunto soprattutto per l'agricoltura di montagna, dove non puoi applicare tutte quelle innovazioni che si possono applicare magari su un'agricoltura più estensiva o comunque di pianura, e però hai questa tipicizzazione del prodotto che secondo me ripaga ampiamente questo differenziale se gestito bene. Chiaramente qui lo sforzo che dovremmo fare come mondo dell'agricoltura è quello di riuscire a parlare ancora di più con quello che è la distribuzione, il turismo, tutto quello che è l'indotto che gira attorno all'agricoltura e che spesso non avviene. Probabilmente se l'agricoltura fosse stata vista correttamente, passatemi il termine, correttamente, nella maniera giusta, noi saremo ancora agricoltori, non faremo anche gli agriturismi o queste cose qua, perché il nostro prodotto l'avrebbero valorizzata la ristorazione o gli alberghi locali. Abbiamo dovuto fare un po' noi questo passo, adesso speriamo che anche la ristorazione, diciamo standard, gli alberghi ci seguano e capiscano il valore che hanno in casa e che l'agricoltura riesce a dare al territorio. È inutile dire, sono cose che diciamo da 50 anni, che se non c'è l'agricoltura non c'è neanche il territorio, non c'è neanche l'economia di una valle, di niente. Soprattutto in montagna. Sono cose che mi dà quasi fastidio ripetere, perché si rischia di diventare noiosi. La realtà è questa, però. Bene Presidente, allora io direi che con quest'ultima indicazione noi ci salutiamo, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.